Shirin Shirin e bentornati in una nuova recensione. Oggi torneremo a parlare delle Petite Chara. Le Petite Chara sono delle riproduzioni in miniatura, stiamo parlando di piccolissime riproduzioni, 4-5 cm, dei personaggi più amati, più discussi e più odiati di una determinata serie. Come avete potuto ben capire anche dal titolo, oggi continueremo a parlare delle Petite Chara di Sailor Moon. Come ben sapete, io sono un amante sfegatato delle Petite Chara di Sailor Moon, che ahimè costicchiano un bel po', però sono davvero magnifiche e davvero perfette. Oggi vedremo insieme un set che io ambivo e bramavo da tantissimo tempo, un set magnifico, ossia il set dedicato a Sailor Moon Super S. Questo set vede come componenti due protagonisti bellissimi e tre cattivi formidabili della quarta parte, del quarto arco narrativo di Sailor Moon, dedicato al Dead Moon Circus. Un arco narrativo magnifico che vede come protagonisti indiscussi questo Dead Moon Circus, questo circo che compare sulla Terra dal nulla durante un'eclissi che, come al solito, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alle nostre guerriere Sailor e distruggere il pianeta. Il set in questione è composto da 5 componenti: Helios, Cibiusa, Occhio di Pesce, Occhio di Falco e Occhio di Tigre, ed è stato acquistato su Big Japan a un prezzo che andava all'incirca di 55 euro compreso le spese di spedizione. Un prezzo altino considerando i nostri protagonisti, i soggetti in pratica delle Petite Chara, però un prezzo standard e normale considerato anche il mercato. E tra tutti i cattivi spiccava questo trio magnifico, il trio amazzonico, che a breve vedremo nel dettaglio. Il trio amazzonico che, ammetto, anch'esso ha avuto un po' di sfiga, un po' di sfortuna con il classico adattamento della Mediaset, perché Occhio di Pesce era un personaggio nel manga palesemente omosessuale che la Mediaset, come al solito con le sue censure del piffero, ha voluto trasformare in una donna. Sì, una donna. Politica che, credetemi, non condivido e non capirò mai il perché. E poi in questa quarta parte c'è questo amore bellissimo, questa storia fantastica tra Helios e Cibiusa che, credetemi, farà sciogliere i cuori a chiunque. Ecco la magnifica box delle nostre Petite Chara. Il nostro set sarà composto da Cibiusa, Helios e il trio amazzonico, formato da Occhio di Tigre, Occhio di Falco e Occhio di Pesce. Ecco il nostro piccolissimo ma bellissimo set di Petite Chara. Tutte queste piccole meraviglie sono perfette, sono magnifiche, curate nei minimi particolari. I dettagli, i colori, le sfumature sono eccezionali. Le basi personalizzate poi danno un tocco unico.
Se dovessi dare un voto oggettivo considerando i pro e i contro di queste figure, io sicuramente darei un 9 pieno. Ci troviamo dinanzi alla perfezione per quanto riguarda i dettagli. I dettagli sono maniacali, sono perfetti, ma il prezzo è abbastanza altino, come vi ho detto in precedenza. 55 euro per un set in pre-order è davvero folle. Considerate che ora, bene o male, sui siti sia nipponici che italiani, americani, europei, il prezzo oscilla dai 60 fino ad arrivare ai 120 euro, ed è un'assurdità pagare così tanto per delle figure così piccole. Fatemi sapere sempre quindi qui sotto nei commenti qual è la vostra petticiara preferita e soprattutto perché. Vi invito sempre a mettere un bel pollice in su per supportare i miei video e le mie recensioni e continuarmi a seguire su tutti i vari social network. Per ora è tutto, ma solo per ora, Ashura vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!